Buongiorno a tutti, io sono Francesca Severini, dirigente della Direzione Agricoltura e questa mattina presentiamo con il direttore Filippo Massimo di Valica e il consigliere Assenti che sta sostituendo l'assessore Antonini che è occupato in una sessione del Consiglio dell'Assemblea regionale e purtroppo non ha potuto partecipare, per presentare la partecipazione della Regione Marche all'iniziativa Borgo Divino che si terrà a Grotta a Mare dal 21 al 23 luglio. E siamo molto contenti di poter presentare questa iniziativa perché la Regione Marche partecipa per la seconda volta a Borgo Divino e la scorsa edizione è stata un'edizione veramente entusiasmante, ha raccolto diciamo adesione di cantine ed espositori del food che hanno potuto appunto far assaggiare e degustare i propri vini lungo le vie del centro del bellissimo borgo di Grotta a Mare, e dico borgo non a caso perché questa iniziativa si inserisce in un contesto di comunicazione che integra il discorso dell'enogastronomia del vino con la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia e una partecipazione molto entusiasta dei visitatori. Ricordo lo scorso anno le vie del centro di Grotta a Mare piene di persone, di turisti e anche di marchigiani che hanno colto questa occasione. E quindi direi che è un'iniziativa che si inserisce in modo coerente con le attività che la Regione sta facendo sia in ambito di promozione turistica che in ambito di promozione agroalimentare. E quindi ecco, oggi è l'occasione per presentare insieme a Valica questa iniziativa, ma ecco, lascerei adesso al consigliere qualche minuto per entrare nel tema, insomma. Beh sì, grazie. Sostituisco come detto l'assessore Antonini che sarà penso presente tra pochissimi minuti per dopo avere diciamo riferito in aula su una legge, un'ulteriore legge che stiamo approvando. Questa di Borghi Divino rappresenta per noi un'esperienza, la seconda esperienza come Regione Marche, molto importante perché va ad inserirsi in un contesto della promozione dei borghi d'Italia insieme al tutto il percorso enoturistico ed enogastronomico. Molto importante perché veramente si diciamo incastona e si inserisce in un ragionamento che è stato fatto a livello regionale per la promozione dei borghi, quindi avendo investito parecchie risorse proprio con una legge regionale sulla riqualificazione dei borghi, e oltre al fatto di produrre, incentivare sempre di più con leggi regionali appunto l'incentivazione alla produzione del vino e tutti i nostri prodotti particolari e peculiari. Soprattutto su Grotta a Mare. Grotta a Mare, come diceva benissimo chi mi ha preceduto, che è praticamente una città che va realmente in festa con questa attività e con questa manifestazione, oltre ad inserirsi in un concetto di borgo veramente suggestivo e particolare di tutta la nostra regione, quindi ha delle particolarità e delle peculiarità importanti che ci sentiamo di promuovere sempre di più, avendo poi impostato anche parecchia delle risorse della legge regionale sulla legge sull'eneturismo e quindi su tutto quello che ne consegue a livello diciamo di enologia e di implementazione dell'enologia e di tutto il turismo enogastronomico. Penso che sia una partecipazione importante attraverso anche l'associazione Valica, perché appunto riusciamo a promuovere sempre di più il contesto della nostra regione e a far scoprire sempre più e sempre meglio anche attraverso altri circuiti quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità. Lascio la parola adesso a Filippo Massimo. Prima mi premeva un po', come dire, dare anche qualche motivazione alla scelta di Valica e, come partner, perché quella della, diciamo, della tre giorni a Grotta a Mare è sicuramente l'evento clou, ma Valica con noi gestirà anche un'attività di comunicazione sui canali tradizionali e sui canali social, perché ecco,
come dire, gli ambiti di lavoro di Valica sono veramente interessanti e quindi ecco, mi preme dire che quella di Grotta a Mare della Tre Giorni è sicuramente l'evento clou, ma non è l'unica cosa per cui abbiamo deciso di lavorare con Valica. Anzi, chiederei a Filippo Massimo di fare un punto sulla Tre Giorni, ma anche magari di spiegare brevemente quali sono gli ambiti di attività che faremo in termini di comunicazione su questo evento. Sì. Grazie prima di tutto dell'ospitalità, ringrazio la Regione che ci ha rinnovato questa partnership, ringrazio Francesca e anche Fabio, mi permetto di chiamarli per nome perché a volte divento stalker, li chiamo continuamente, però credo che i risultati ci abbiano premiato. Valica è la, diciamo, la tourist marketing company italiana, forse potremmo definirci la prima tourist marketing company italiana. Da quest'anno siamo SPA, fra un mese ci quotiamo in borsa, quindi da una piccolissima realtà siamo lentamente cresciuti fino ad arrivare a individuare circa 28 milioni di utenti unici al mese, 157 milioni di pagine visitate al mese e abbiamo una newsletter nell'ambito food che supera i 5 milioni. Cosa abbiamo fatto insieme alla Regione? Abbiamo ideato una partnership che consenta di ampliare la visibilità attraverso il nostro network. L'anno scorso abbiamo realizzato degli articoli su Turisti per Caso, Paese Online, Ricette della Nonna e Paesi del Gusto, che hanno raccolto un numero decisamente importante di impression. Abbiamo superato i 4 milioni di impression. Questo vuol dire che i veicoli funzionano, ma soprattutto che c'è una forte, forte attenzione nei confronti della Regione Marche, perché i nostri sono canali di comunicazione tra turisti, tra wine lovers, tra appassionati di enogastronomia. Do anche qualche piccolo numero su Borgo Divino. L'anno scorso abbiamo avuto oltre 5.000 partecipanti. Borgo Divino ha una prerogativa e credo che sia stato scelto proprio per questo, perché non è una sagra, è un evento che esalta le prerogative, le caratteristiche e le peculiarità della Regione Marche attraverso l'enogastronomia. Ci sono oltre 30 cantine, ci sono punti di ristoro con prodotti tipici locali e c'è un afflusso notevolissimo di wine lovers, quindi non solo l'indotto locale, non solo i turisti che già ci sono, ma si spostano per venire apposta per seguire questa carovana. Altro numero importante, l'anno scorso il tour aveva 10 tappe e ha avuto circa 30.000 visitatori nella totalità, quest'anno sono 15, ci aspettiamo oltre 50.000 visitatori, quindi possiamo fregiarci insomma del secondo posto come evento totale dopo il Vinitaly, che arriva a 80.000, 70.000, 80.000, anche 100.000. Naturalmente sono due cose completamente diverse, però sicuramente nella totalità questo è uno degli eventi più importanti che si tengono in Italia. Abbiamo altre regioni che ci tirano la giacchetta ed è giusto che lo facciano, e il prossimo anno le tappe diventeranno 20, quindi avremo la totalità delle regioni rappresentata nel tour. La tappa di Grotta a Mare quest'anno ha una caratteristica, insieme alla Regione abbiamo deciso di fare una masterclass particolarissima, sarà seguita da una donna del vino che è notissima a livello internazionale, che è la Marconi. Non vi svelo nulla, vi dico solo che Grotta a Mare è sul 56esimo parallelo ed è l'unico borgo che è su un parallelo, e questo però è una cosa di che non avrei dovuto dire, ho fatto un po' di perché
è uno dei motivi della masterclass. E nulla, vi aspettiamo a Grotta a Mare, vi aspettiamo il 21, 22 e 23 luglio. Gli stand si aprono alle 18 e chiudono alle 24, quindi buone degustazioni. Sicuramente.